Allora, sicuramente è emozionante ritornare in Consiglio Comunale e ritornare alla guida di questa città. Ci avevamo provato 5 anni fa, ci siamo riusciti oggi. È stato un percorso molto lungo, iniziato appunto nel 2017, dove prima abbiamo fatto opposizione in un primo momento insieme a Nicola, poi attraverso altri consiglieri comunali, Nunzio, Daniela. E adesso ci ritroviamo qui a tentare di dare una svolta finalmente all'attività politica cittadina. L'atteggiamento sarà sicuramente di una richiesta di presa di coscienza verso tutto il Consiglio Comunale. Qui è necessaria una direzione unica affinché si possano raggiungere degli obiettivi a beneficio della città. Allora, innanzitutto domani c'è quest'altro importante impegno che è la presentazione della giunta, che sicuramente inciderà anche su quelle che saranno. Prima perché il sindaco ancora non ve lo dico io. Domani ci sarà la presentazione della giunta e anche quella sicuramente avrà un'incidenza su quelle che saranno le dinamiche e gli equilibri all'interno del Consiglio Comunale. Problema Anatra Zoppo, abbiamo letto tante interpretazioni, tante teorie, la presidenza all'opposizione, dipende quale opposizione. E poi dovremmo aggiungere che oltre al principio, al ruolo istituzionale che ha il Presidente del Consiglio, solitamente vanno all'opposizione perché l'opposizione ha anche un numero inferiore di consiglieri, cosa che non si spiega nel caso di specie. Nel caso di specie paradossalmente è la maggioranza che dovrà guidare, che è numericamente in minoranza. Del resto l'elezione della Presidenza del Consiglio avviene sostanzialmente sulla scorta dei numeri. Chi ha i numeri elegge il Presidente del Consiglio. Sarà l'ennesima prova di forza per capire anche se l'azione di governo di questo nuovo governo in città, che è composto da area di centrosinistra, area di centrodestra, ma anche area moderata, sarà in grado di fare. Dico questo perché ritengo che il gruppo dei 19, quelli che rappresentano sostanzialmente l'opposizione, ritengo, per quelle che sono le voci, si sia già spaccato in 4 tronconi. Abbiamo il gruppo di Filippo Mancuso, abbiamo il gruppo dei Guerriero, abbiamo il gruppo di Donato e poi abbiamo un gruppo molto eterogeneo che sono i residui candidati che sono stati eletti. Si tratterà di capire quanto possa essere attrattiva la componente di Fiorita per guidare, tra virgolette, non soltanto rispetto alle prospettive di governo, ma anche rispetto all'elezione della Presidenza del Consiglio. Io credo che ci siano i numeri per poter eleggere tranquillamente come Presidente il soggetto che verrà individuato da noi, da quest'area. Ovviamente noi non siamo parte organica alla maggioranza, probabilmente vedrete domani, potrebbe esserci un nostro tecnico, lo abbiamo espresso non come componente politica, come componente tecnica per dare un contributo amministrativo a questo nuovo governo della città. Con quali deleghe? Non vorrei anticipare le deleghe perché qualcosa è stata già detta, vi posso già dire attività produttive ed economiche sicuramente e ci saranno altre due importanti deleghe. Se non ci sono queste altre due importanti deleghe, noi non ci siamo, quindi il problema non si porrebbe. A parte la battuta, abbiamo individuato delle deleghe, naturalmente condividendo anche quelli che sono i nostri obiettivi e quello che è anche la nostra componente. Ci sono molti tecnici nella nostra area, quindi è vero che faremo sintesi con un unico assessore, ma avremo un gruppo di persone che lavorerà anche dietro ad Antonio Borelli. Beh, la proclamazione che è sempre un momento importante, soprattutto per la città, soprattutto per un gruppo che in qualche modo vedrà, almeno per un piccolo e breve periodo, attraverso la mia voce, portare le istanze, ma anche tutte le idee che avevamo inserito all'interno del programma presentato per la corsa con Fratelli d'Italia al comune di Catanzaro. L'emozione di un ritorno, io qui sono stata oltre 15 anni, quindi è stata insomma la mia palestra politica e di vita e nello stesso tempo anche la possibilità adesso di poter trasferire questa, devo dire, palestra alle nuove generazioni. Ma no, credo per un breve periodo avevo parlato di un rinnovamento della classe politica, è giusto che insomma si formino altre personalità, altre figure, altre donne, altri giovani e quindi insomma per quello che sarà necessario rimarrò e rimarrò comunque anche se non in presenza attraverso la guida del partito, attraverso ovviamente un affiancamento costante che credo possa essere il valore aggiunto di esperienza, di
in qualche modo i tanti anni di politica sul campo e nella pubblica amministrazione. Lo stato di salute del centrodestra non è soltanto Catanzaro, deve ripartire dal piano nazionale rispetto ai tanti scenari che hanno visto, insomma, molte città e grandi divisioni, ma soprattutto che hanno visto un centrodestra che ha bisogno di riunirsi, di risiedersi, ma soprattutto di fare un patto di lealtà e di coerenza, mai con il PD, mai con i 5 Stelle, mai al governo con Conte, mai nel governo dei migliori. Che opposizione sarà quella di Fratelli d'Italia? Comunque quella della... Un'opposizione senza sé e senza ma, un'opposizione costruttiva che vedrà sposare ovviamente i grandi temi, le grandi problematiche della città, ma che dovrà vedere anche un percorso congiunto di idee e di valorizzazioni, ma soprattutto nell'affrontare le grandi sfide di Catanzaro, capoluogo di regione. Grazie mille. Sì, noi sulle elezioni del Presidente del Consiglio abbiamo detto ieri pubblicamente quello che pensavamo, è un ruolo di garanzia che dovrebbe essere dato alle opposizioni. Riteniamo questo sia un modo corretto di gestire ed in linea con tutto quello che i candidati hanno detto in campagna elettorale. Per cui, se vogliamo dare un segno di buona amministrazione, credo che la Presidenza del Consiglio debba aspettare all'opposizione, che poi, come sapete, è un'opposizione che in Consiglio ha la maggioranza dei consiglieri, per cui sarebbe naturale che questo avvenisse, e io credo che sarebbe un bel gesto nei confronti della città e degli elettori. Io auspico che arrivi alla prima votazione, perché sarebbe, ripeto, un bel segnale di democrazia, di rispetto delle istituzioni. Dobbiamo ridare dignità alle istituzioni, secondo me, in questo comune, e quindi credo che questa sarebbe la prima essenziale mossa bella che tutti quanti noi dovremmo fare. E chiaramente l'impulso deve partire... No, nomi non ne abbiamo, l'importante è che passi il metodo. Poi sul nome sicuramente ci sono delle persone di qualità nella nostra coalizione che possono assolvere degnamente a questo ruolo. È compatta la coalizione, i segnali che arrivano vanno verso un'altra direzione. Noi ci siamo lasciati in una riunione subito dopo il ballottaggio, alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri, e ci siamo aggiornati al giorno dopo la proclamazione. Ci ritroveremo, credo, oggi o domani con tutti i componenti della coalizione, e non ho motivo per ritenere che ci siano delle spaccature, delle lesioni interne. L'atteggiamento quale sarà quello di Rinascita rispetto a un sindaco che comunque non ha maggioranza? L'atteggiamento sarà quello di... Noi crediamo ancora nelle nostre linee programmatiche, per cui noi lavoreremo perché queste vengano attuate, proporremo delle nostre, delle nostre iniziative, e staremo costruttivi laddove c'è la possibilità di un confronto democratico. Non ci deve essere arroganza, non ci deve essere prevaricazione, e bisogna tenere sempre come obiettivo il bene della città. L'Aula della Camera ha dato il via libera al decreto aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Il capogruppo Davide Crippa ha chiarito che il sostegno al governo era stato esplicitato con il voto di fiducia, e la scelta di oggi di uscire dall'Aula è dettata da questioni di merito e metodo. Per il Movimento, alcuni contenuti del decreto non sono coerenti con l'obiettivo. Dure critiche ai pentastellati arrivano dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che parla di un atto di schizofrenia politica e chiede al premier Mario Draghi una verifica della maggioranza per comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne, per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani. Una richiesta di chiarimento subito sostenuta anche dalla Lega. Il Movimento 5 Stelle, dopo un profondo logorio politico, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese come il decreto legge aiuti, e non l'ha votato alla Camera dei Deputati, dopo aver dato ancora la fiducia al governo. Si tratta di un atto di schizofrenia politica, e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità, un deficit di serietà. I 5 Stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell'Italia nell'illusione di ricavarne un dividendo di consensi. Davvero devo dire che questo è un comportamento assolutamente inaccettabile. Chiediamo quindi al presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Così
come siamo stati responsabili nel far nascere il governo Draghi, altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura. Ecco perché chiediamo che ci sia una verifica della maggioranza al fine di comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani. Via libera della Commissione europea ad aiuti per 104 milioni a sostegno delle aziende italiane di ogni dimensione, attive nel turismo, ristorazione e attività ricreative. Ne beneficeranno le imprese colpite dalla pandemia. L'aiuto assume la forma di un'esenzione dal pagamento di alcuni contributi aggiuntivi dovuti per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022. Il sistema mira a sostenere i datori di lavoro colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni in vigore durante il periodo di lockdown, che ha visto la sospensione o la riduzione delle attività. L'aiuto non supererà i 2,3 milioni per beneficiario ed è stato concesso prima del 30 giugno 2022. Di recente contributi a fondo perduto e crediti d'imposta sono stati concessi dal Ministero del Turismo a più di 5.000 imprese turistiche e agenzie di viaggio. Il via libera all'erogazione degli aiuti è avvenuto a seguito della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Gli incentivi sono quelli messi a disposizione dal Ministero con le risorse del Piano di Ripresa e Resilienza. Nel 2021 il contrabbando di sigarette, liquidi da inalazione per sigarette elettroniche e stick di tabacco riscaldato ha visto in Italia una riduzione del suo impatto del 38% rispetto al 2020. Mentre in alcuni paesi europei le vendite illecite assumono proporzioni particolarmente significative, come Francia e Grecia, dove le quote di contrabbando rappresentano rispettivamente il 29% e il 24% sul totale del consumo, in Italia l'incidenza è del 2,2%. Sono questi alcuni dei dati dell'annuale report sul contrabbando realizzato da Intelligit, la startup sulla sicurezza dell'Università di Trento, con il contributo di BAT Italia. Un quadro migliore rispetto ad altri paesi europei non esclude tuttavia che fattori esterni favoriscano una potenziale ripresa del fenomeno nei prossimi anni. Dopo un paio di anni in cui il contrabbando si è contratto e si è arrivati quasi a dei minimi storici, cioè il consumo illecito era intorno al 3%, c'è un'inversione di tendenza. Siamo ancora tra gli stati europei in cui si consuma meno illecito, ma dal 3 piano piano si sta arrivando al 5, al 6, quindi probabilmente la crisi economica, la fine della pandemia, almeno dal punto di vista della circolazione delle persone, la guerra russo-ucraina e l'inflazione, insieme all'aumento dei prezzi delle sigarette, sta creando un aumento di questo. Anche per il 2021 il prezzo si è confermato uno dei principali driver del contrabbando. Con l'aumento dei prezzi delle sigarette, i consumatori meno abbienti rischiano di essere espulsi dal mercato legale e di decidere di optare per un mercato più in linea con le loro disponibilità economiche. Questa tendenza all'illecito in qualche modo si registra anche nei liquidi per le sigarette elettroniche, anche negli stick che vanno poi messi in questi prodotti a tabacco riscaldato, devo dire soprattutto nel canale online. Quindi noi continueremo come BAT Italia, come abbiamo sempre fatto, con un ruolo attivo e proattivo nella lotta al contrabbando. Ricordo che la BAT Italia da anni ha un rapporto in particolare con il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Noi doniamo dei veicoli alla Guardia di Finanza per dare un contributo al controllo e all'investigazione sul territorio. Aumento delle disuguaglianze di genere ed età nel mercato del lavoro e pensioni che nei prossimi anni rischiano di essere sempre più povere senza un'inversione di tendenza. Sono alcuni dei temi che emergono dal rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera. Una relazione, quella del presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che ha fornito uno spaccato di un'Italia che prova a ripartire dopo il biennio della pandemia, ma che è ancora lontana dai target dell'Unione Europea e che deve fare i conti con una crescente disuguaglianza nel mondo del lavoro che si rifletterà nei prossimi anni anche su un ulteriore impoverimento a livello pensionistico.
Il rapporto parla di un monte redditi e retribuzioni nel 2021 sopra i 600 miliardi, modesto incremento in termini nominali, quindi rispetto al valore del 2019, ma i redditi sono in calo se si tiene conto dell'inflazione. I lavoratori dipendenti, che percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora in Italia, hanno raggiunto i 3,3 milioni, il 23,3% del totale, mentre i pensionati con redditi pensionistici inferiori a 1.000 euro al mese hanno raggiunto il 32% del totale, più di 5 milioni di cittadini. A questo proposito, il calcolo dell'INPS riflette come con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l'ora, un lavoratore a 65 anni percepirebbe una pensione di appena 750 euro. È arrivato il via libera alla quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 60. Dopo la presa di posizione dell'EMA, il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso del congresso della UIL Pensionati, ha annunciato che la somministrazione potrà partire da subito. Le regioni si preparano così alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. In autunno le richieste di vaccinazioni, secondo le stime delle regioni, dovrebbero aumentare ancora con l'arrivo dei farmaci aggiornati e si valuta di riaprire le strutture chiuse nei mesi scorsi o di rafforzare l'operatività dei centri che non si sono mai fermati. Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni per chiedere di potenziare gli ospedali. Il timore è che la crescita esponenziale dei contagi nelle ultime settimane possa determinare un incremento della domanda di assistenza sanitaria. Nel documento ministeriale si ribadisce che l'elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione restano le misure più efficaci per mitigare l'impatto clinico del virus. Noi vorremmo scoprire l'anima sociale di questo governo. Ci è stato detto che la legge sulla non autosufficienza è una legge di civiltà, sono 20 anni che ne parliamo, un paese civile dovrebbe spiegarsi. Chiederemo le nostre proposte se vengono accettate, perché c'è una proposta di legge che per noi va bene, bisogna portarla a compimento. Poi c'è il problema del recupero del potere d'acquisto delle pensioni e noi per i pensionati prevediamo di fare servizio civile anziani attivi. I lavori socialmente utili non possono essere dati ai giovani, si sono trasformati in precarietà e poi loro chiedono la stabilizzazione. Ci sono cose che potrebbero fare i pensionati e su cui dovremmo discutere. E poi ridare potere d'acquisto alle pensioni, perché una pensione di 2 milioni di lire era una signora pensione, una pensione di circa 1.000 euro per chi ha un mutuo, perché c'ha da un figlio che non lavora, è un problema sostenere le famiglie così come i pensionati fanno, fisicamente e economicamente. Ci aspettiamo delle risposte concrete, abbiamo registrato in queste settimane tanti dibattiti, tante ipotesi di lavoro. Mentre si dibatte e si discute, i lavoratori perdono potere d'acquisto, i pensionati perdono potere d'acquisto e diventano più poveri, lo certifica l'Istat. Ci aspettiamo risposte concrete. Questo paese non può aspettare la manovra, ha necessità di interventi immediati. Quindi ci aspettiamo che il governo, con tutte le difficoltà che sta attraversando, ce ne rendiamo conto, ma sia in grado domani di illustrarci proposte concrete per dare risposte ai cittadini di questo paese. 25 milioni per i vini di qualità. È stato pubblicato sul sito del MIPAF il decreto che contiene le modalità attuative per l'erogazione dei contributi al settore. È ora possibile passare alla fase operativa del provvedimento che mette a disposizione i fondi per la filiera vitivinicola, risorse che contribuiranno a sostenere e promuovere il comparto, come sottolinea il sottosegretario Gianmarco Centinaio. I contributi sono concessi a sostegno di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli, contraddistinti dal riconoscimento UE. Sono ammessi a presentare progetti per la realizzazione delle attività i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili.
I progetti dovranno avere un importo minimo pari a 100.000 euro. L'importo massimo di contributo per progetto approvato è pari a 500.000 euro. La realizzazione delle attività deve essere completata entro il 31 luglio 2023. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata all'8 settembre di quest'anno. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento della TG Innovazione dedicato per l'appunto alle tech e al mondo della tecnologia. Con noi oggi il dottor Davide Lunardelli, capo del marketing di Xiaomi Italia, che come tutti sappiamo è una multinazionale cinese che opera a 360 gradi, possiamo dire così, nell'elettronica di consumo. Allora, come stanno andando le vendite di questi smartphone? Che ne vediamo uno proprio sopra il tavolo, che è il tuo, immagino. Sì, lo Xiaomi 12 Pro. Sta andando molto bene, Xiaomi è arrivata in Italia nel 2018 e la crescita che abbiamo riscontrato è stata decisamente importante, tanto che siamo stabilmente tra la seconda e la terza posizione in Italia in ambito proprio smartphone. Poi ci muoviamo, come dicevi, ad ampio raggio su tutto quello che è un ecosistema di prodotti interconnessi e intelligenti. Certo, quanto sta pesando in questo momento nell'ambito della vendita ovviamente degli smartphone, non solo le difficoltà di approvvigionamento dei componenti, diciamo così, dell'hardware, delle materie prime? C'è anche una novità che riguarda dei nuovi smartphone, ovviamente che presenterete forse in ceramica, no? Quindi si sta diversificando anche un po'. Assolutamente, la situazione riguarda tutte le aziende del settore, riguarda aziende di altri settori, per cui è una situazione reale, tangibile a livello globale, chiaramente impatta anche noi. La fortuna che abbiamo rispetto ad altre aziende del settore è proprio la diversificazione a livello di tipologia di prodotti, per cui smartphone che non solo come all'inizio si concentrano sul rapporto qualità-prezzo, quindi parliamo di fasce basse, medie a livello di pricing, ma che sono andate ad abbracciare un po' tutte le categorie anche di prezzo, e poi tanti altri prodotti che fanno parte di quello che noi appunto chiamiamo ecosistema smart. Le materie prime, quelle per fare lo smartphone, dove le prendete? Sì, lì non cambiano le dinamiche che erano vere anche prima, semplicemente c'è un rallentamento a livello di approvvigionamento. Poi chiaro che si va anche a diversificare e a pensare a materiali nuovi. Per esempio, ovviamente la novità è anche il metaverso, no? Avremo dei nuovi smartphone che ci permetteranno di entrare proprio in una situazione di dimensione più virtuale, più interattiva, diciamo così. Per entrare nel metaverso, che tipo di smartphone questo è serve? Un punto interessante che va proprio in quella direzione, nel senso che secondo me a quel punto forse non servirà più un rettangolo di vetro. Giusto. Nel senso che in quel contesto, questo in questo momento è un abilitatore per il metaverso. All'interno di situazioni del genere comunicheremo in modi diversi, dai quali possiamo noi produttori imparare anche per poi immaginare quello che sarà il device del futuro. Ti fai un esempio per entrare un pochino più nel merito? Beh, secondo me da tanti anni si parla di form factor degli smartphone. Ci siamo anche forse un po' annoiati di quello che è il classico design, rettangolo. Certo. Perché poi è nato il rettangolo? Che è molto funzionale e poi ha in realtà influenzato la produzione mediatica, nel senso che poi si va a creare magari il video in verticale. Ma sarà sempre così? Probabilmente no, abbiamo visto esperimenti a livello di foldable, abbiamo visto forme. Poi sopravvive sempre questo form factor. Yeah. Allora quello che potrà darci la svolta forse sarà immaginare un modo nuovo di forse anche vestire la comunicazione. Quindi lavorerete noi un pochino su questo. Abbiamo importante. Presentato anche un prototipo di smart glasses che chiaramente sono un primo esperimento in un settore che però promette molto bene. Certo, anche perché poi proprio per la diversificazione state anche lanciando, vi state anche entrando un pochino nel mercato sia dell'auto che dei laptop e dei monopattini anche. Quindi l'azienda cosa diventerà insomma tra qualche anno? L'azienda avvolge il consumatore e lo accompagna in quelle che sono tutte le situazioni della sua vita. I veicoli elettrici sono un punto importantissimo che mancava all'azienda, che stiamo affrontando in maniera molto seria con un investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi anni. E l'idea concreta di arrivare sul mercato
nel 2024, quindi stiamo parlando veramente di tempi belli. Un consiglio che daresti a un consumatore che deve comprarne uno nuovo, con quello vecchio cosa si fa, dove lo si porta e che fine fa proprio nell'ambito dell'economia circolare di questo prodotto? Sì, a livello di sustainability noi abbiamo messo in campo diverse iniziative e abbiamo un report ogni anno che Che descrive certifica molto bene. bilancio sostenibile, L'anno ovviamente. scorso abbiamo riciclato un quantitativo importante di componenti elettronici e rimesso in commercio anche determinate componentistiche. Quante, per Questa è una esempio, che tipo di cosa. componenti? E i chipset sono un componente che si può recuperare e rimettere In in circolo. commercio, se, creando un ciclo virtuoso, secondo noi, che porta a non sprecare proprio Chiaro, tutto quello che chiaro. mettiamo in circolo. E questo circolo dove viene effettuato concretamente? In Cina o in Se, Europa? se sempre in Cina, Ok. diciamo che lì c'è la nostra produzione e tutto quello che viene creato Certo. concretamente, per ora si svolge lì. E ultima domanda in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Si dice anche che la produzione dovrebbe spostarsi dalla Cina al Vietnam. Ovviamente non so se è una notizia di mercato, se è così, eventualmente che cosa comporterebbe per il gruppo? È una notizia che non possiamo commentare, non confermiamo ancora che sia una notizia, potrebbe essere un movimento che va nell'ottica di ottimizzare la supply chain.